avere un padre, come posso dire, dal nome ingombrante in famiglia per i figli non è semplice. Ci possono essere certamente dei vantaggi, ma ci sono anche molte controindicazioni nel caso. E quindi succede spesso che i ragazzi che vogliono in qualche modo intraprendere la stessa attività del padre si trovano in una posizione delle volte anche un po' difficile. Con me Samuele all'inizio è andata un po' così, nel senso che lui comunque così aveva un po' di soggezione a farmi ascoltare le cose, le faceva ascoltare più a mia moglie, a sua madre, che a me. Con amici si è organizzato e ha cominciato a scrivere. La cosa che più mi piace di lui è che scrive bene. Scrive delle cose per me interessanti per quello che è il suo mondo, il mondo di un ragazzo di 19 anni, si esprime con quel linguaggio e secondo me lo fa molto bene. Allora a quel punto ho visto delle cose sempre da autodidatta, fatte con altri suoi amici che hanno la voglia di fare delle cose creative. Da un anno a questa parte lui scrive delle cose che a me piacciono molto, le riascolto, mi piacciono, mi emozionano e allora al contrario gli ho detto di insistere, fare una cosa insieme a lui, provare anche io ad entrare nel suo mondo senza in punta di piedi, senza rovinare tutto. Ed è nata questa canzone. Era un sogno, io ho sempre sognato di dire chissà mai se io farò musica insieme a mio figlio. Ed ecco, questa cosa si è avverata. Il ritornello un po' fa da, come dire, chiude tutto un racconto che lui fa all'inizio. Sono momenti flash di vita di un ragazzo che oggi si trova ad avere a che fare con un mondo difficile, con i problemi che delle volte per noi adulti, diciamo pure diversamente giovani, si sembrano piccoli problemi, ma per loro invece possono trasformarsi delle volte in drammi. E oggi affermare la propria personalità, decidere cosa fare da grande, è tutta la vita di ogni momento di oggi è secondo me molto complicata. È più complicata di quanto non lo fosse la nostra, parlo della mia generazione, alla sua età. Noi avevamo più tempo, i tempi erano diluiti, c'era tempo per pensare, per decidere cosa fare. Oggi loro hanno tutto succede di corsa, di fretta, è una competizione continua, è molto più complicato. Il ritornello arrivo io e dico: non ti preoccupare perché non sarai mai solo, ci sarò sempre io, ma ci sarà sempre qualcuno accanto a te. Anche quando hai la sensazione di sentirti solo, non sarai mai solo e ricordati che siamo come samurai e dobbiamo lottare per i nostri traguardi, per le nostre ambizioni, ma anche per cercare di costruire un mondo migliore. Ma probabilmente la canzone che mi ha dedicato Iperbole è la canzone che ci lega di più, perché l'ha scritta per me. Un caro saluto a tutti voi di sorrisi.com Sorrisi.com, da Raf e Dart.